Ben ritrovati in primo piano le problematiche della sanità in Campania. In studio con noi il direttore generale dell'azienda ospedaliera Moscati, il dottore Giuseppe Rosato, che naturalmente ringraziamo per la disponibilità. Grazie a voi. Allora, direttore, intanto nella sanità in Campania da 4 mesi tutto bloccato, viviamo una situazione paradossale perché la regione dal punto di vista della sanità è commissariata, ma manca proprio la nomina del commissario che non arriva. Perché adesso tutti dicono bisogna accelerare. Che cosa sta accadendo? Beh, è importante che il commissario venga nominato perché è l'unico delegato alla firma per tutto ciò che riguarda la programmazione regionale. Cioè, si può anche lavorare in regione così come si sta lavorando su progetti o su idee programmatorie, però naturalmente questi progetti e queste idee poi devono essere realizzate mediante una decreto, una delibera che non può essere la delibera di giunta ma deve essere una delibera commissariale. Quindi dobbiamo passare dalla fase di attualmente della transitorietà con i 2 subcommissari che ci sono alla fase poi della presa in carico del problema sanità in Campania che deve essere compiuta con la firma e con l'arrivo del commissario. Il governo deve nominare questo commissario, speriamo che arrivi una persona illuminata, che abbia una grossa esperienza sia dal punto di vista economico-gestionale, ma che abbia anche una predisposizione importante dal punto di vista di risposta ai bisogni della gente. Ecco, quali sono le conseguenze dirette di questa situazione di paralisi sulle aziende ospedaliere appunto della regione Campania? Fondamentalmente perché stiamo vivendo una fase di stallo che è quello di poter governare la normalità. I problemi che sorgono ogni giorno con delle estemporanee soluzioni, cioè non abbiamo ancora una visione completa di quello che dovrà essere il nuovo quadro della sanità in Campania. Dal punto di vista gli atti aziendali sono ancora fermi, non si sa se verrà fuori un nuovo piano regionale ospedaliero e sanitario. Non sappiamo come verranno distribuiti i fondi regionali per quanto riguarda la sussistenza del servizio nelle varie ASL, nelle varie aziende, e quindi tutto questo ci lascia perplessi anche perché viviamo ogni giorno il depauperamento della dotazione organica. Noi abbiamo perso dal 2007 ad oggi, epoca del commissariamento, circa 350 unità operative, e ogni giorno arrivano sul mio tavolo, inviate dall'ufficio personale, ulteriori quiescenze, il che vuol dire che noi ci troviamo a dover rispondere giornalmente a delle esigenze particolari con delle estemporaneità di decisioni. Ecco, siamo usciti, direttore, da una fase di tagli anche drastici che hanno fortemente penalizzato il settore della sanità in Campania. Si è appunto discusso a lungo di questo piano di rientro. Perché non è bastato tutto questo alla fine? Ma il piano di rientro ha dato dei risultati importanti perché fondamentalmente per il terzo anno consecutivo la Regione Campania si presenta nello Stato Regioni con i conti in ordine, addirittura negli ultimi 2 anni con un leggero avanzo, quindi i sacrifici fatti sicuramente hanno determinato dei vantaggi. Adesso bisogna vedere come verranno riconosciuti a livello nazionale questi sacrifici fatti dalla Regione Campania e come si verranno avviati delle premialità. Noi riteniamo che oggi ci sono moltissime più regioni che stanno sotto rischio di commissariamento. Noi nel 2016 dovremo uscire dal commissariamento e l'uscita dal commissariamento ci porterà non soltanto ad avere un assessorato alla sanità e quindi una capacità autonoma di poter programmare senza più mandare ogni nostra decisione sia come decreto sia come delibera all'esame del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di quello della Salute. Avremo quindi un'autonomia gestionale vera e propria, ma appunto dovremmo cominciare ad avere delle premialità come l'hanno avute alcune regioni oggi virtuose, tipo Emilia Romagna, tipo Toscana o Friuli Venezia Giulia o la Basilicata o le Marche.
Ecco, intanto però viviamo una situazione difficile perché le prestazioni sanitarie non vengono più erogate ai cittadini per mancanza e per carenza di budget. Ecco, come superare questa situazione secondo lei? Per superare questa situazione noi abbiamo due tipi di modo per affrontare il problema. Il primo modo è quello di poter riavere una dotazione organica sia dal punto di vista ospedaliero sia dal punto di vista di aziende sanitarie adeguato alla domanda di prestazioni, alle domande, al bisogno dei cittadini stessi. E il secondo momento applicando un discorso di appropriatezza prescrittiva in modo tale che verranno richieste effettivamente gli esami e le diagnostiche ritenute indispensabili per poter giungere in un percorso diagnostico terapeutico a una diagnosi certa. Quindi la responsabilità diventa una responsabilità professionale nell'ambito della gestione della propria autonomia di una appropriatezza prescrittiva e una responsabilità gestionale per distribuire naturalmente i dirigenti sanitari o il personale che deve essere preso laddove effettivamente c'è una domanda reale. Ecco, negli ultimi anni nella gestione Caldoro ci sono state forti polemiche, soprattutto da parte delle aziende delle zone interne che si sono sentite penalizzate dai tagli operati dalla giunta regionale. Da Caldoro a De Luca, secondo lei, nel livello della sanità, nel settore della sanità, che cosa potrà cambiare, che cosa c'è da aspettarsi? Io mi aspetto fondamentalmente che De Luca, il nuovo governatore, gestisca bene e in modo egualitario i vantaggi che ci hanno portato i sacrifici della gestione Caldoro. Se abbiamo fatto sacrifici per 5 anni che ci hanno portato ad avere un avanzo di bilancio, una rimessa in ordine dei conti e soprattutto una presa di dignità per sederci al tavolo ministeriale con una forza propria, quindi con una dignità propria, abbiamo la necessità di poter recuperare in termini di finanziamenti e in termini di scelte nazionali in modo tale che le aziende che finora hanno patito queste difficoltà possono essere messe nelle condizioni di poter esprimersi al meglio, avendo le competenze, avendo le tecnologie, avendo la possibilità di poter assumere, noi ci sentiamo in grado di poter reggere il confronto con tantissime aziende sanitarie e ospedaliere nazionali. Naturalmente le responsabilità nel settore sono anche del governo centrale, oggi è proprio la questione viene affrontata a livello nazionale, si va verso un accordo tra governo e regioni sul fronte della sanità, questo potrebbe portare secondo lei ad una vera e propria svolta? Il discorso è questo, io penso che non si può firmare un patto per la salute che stabilisca delle regole precise e delle risposte a dei bisogni della gente, inserendo nei livelli essenziali di assistenza le malattie rare con l'utilizzo di farmaci molto importanti che costano tantissimo, inserendo nuove procedure come l'utilizzo di farmaci antivirali per l'epatite C che costano altrettanto e poi pensare che quando si è firmato come tipo di finanziamento poi naturalmente viene decurtato. Il discorso è di mettersi intorno a un tavolo e cominciare a vedere quali LEA vogliamo assicurare, quali sono i livelli essenziali di assistenza e naturalmente in relazione a quelli determinare il finanziamento adeguato per poterli assicurare. Altro momento importante è che a livello nazionale bisogna realmente riflettere sul discorso degli sprechi. Non bisogna essenzialmente parlare di slogan, c'è tutta la possibilità di poter limitare gli sprechi, c'è ancora tantissimo spreco nella sanità. Documentatelo, vediamo effettivamente dove ci sono gli sprechi e naturalmente dove ci sono gli sprechi ci dovranno essere delle sanzioni, ma chi ha già risparmiato e chi ha già fatto sacrifici ha necessità di avere delle premialità, non di subire ulteriori offese. Senta, negli ultimi giorni in Campania si è discusso molto delle liste d'attesa anche per i tumori, ha fatto scalpore il caso dell'Istituto Pascale di Napoli. Direttore, secondo lei come si può evitare tutto questo? Come si può superare questa emergenza? L'emergenza si supera soprattutto con dei percorsi diagnostico-terapeutici ben definiti, delle linee guida specifiche, ma la cosa più importante ci vuole il personale. Non si può chiedere all'unità operativa complessa di radioterapia
che lavora nel mio ospedale, che con 4 tecnici e 3 medici possono fare tutta la, possono rispondere a tutta l'esigenza terapeutica per i pazienti oncologici della provincia e di fuori provincia. Se si fanno delle scelte a livello regionale, in questo caso, che va privilegiata la rete oncologica con giustamente la terapia, sia essa chemioterapica, sia questa della radioterapia, naturalmente bisogna dare le forze necessarie per poter rispondere. Oggi vediamo che moltissimi pazienti oncologici vanno a curarsi altrove, il che porta un danno notevole per le spese della nostra regione. Se vogliamo naturalmente fare in modo che l'indice di fuga diminuisca e cominciamo a fare un discorso diverso, che è indice di attrattività, dobbiamo necessariamente investire non soltanto in tecnologia ma in competenza e in personale. Senta, lei ha incontrato nei giorni scorsi il presidente della Commissione regionale della sanità, il quale ha annunciato che si aprirà adesso una nuova stagione di investimenti sia sul fronte del capitale umano che per quanto riguarda gli investimenti tecnologici. C'è da essere fiduciosi, secondo lei? Che cosa si aspetta? Io credo che la speranza è l'unica forza che ci mantiene ancora nelle condizioni di poter operare bene e di chiedere sacrifici. Se viene meno la speranza, non abbiamo più la possibilità di chiedere ai nostri collaboratori di sacrificarci, guardando naturalmente al di là del buio, cercando di poter vedere una luce. Ecco, parliamo dell'azienda che lei sta guidando, una delle aziende più importanti nella regione Campania, perché la città ospedaliera di Avellino è sicuramente un punto di riferimento per la sanità in Campania. Qual è la situazione, perché spesso lei lancia l'allarme per quanto riguarda soprattutto i tagli del personale, le difficoltà di portare avanti dei reparti che sono delle vere e proprie eccellenze? Io fondamentalmente arriviamo sempre allo stesso discorso. Oggi noi abbiamo necessità, avendo un ospedale nuovo, un ospedale moderno, tecnologicamente avanzato, con competenze mediche ed infermieristiche e tecniche che ci vengono riconosciute e che sono invidiate da tanti altri ospedali, abbiamo la necessità soltanto di cercare di rimpinguare l'organico. Abbiamo necessariamente di recuperare almeno il 50% del personale che abbiamo perso in questi anni. Eravamo 1.749, oggi siamo 1.406. Dobbiamo recuperare il 50% delle 350 persone che abbiamo perso. Con questo personale io sono convinto che noi possiamo mantenere il livello prestazionale che oggi abbiamo, possiamo investire in ulteriori tecnologie, in ulteriori programmi e abbiamo la possibilità di mantenere il livello di un'azienda a livello nazionale che ci viene riconosciuto sia a livello ministeriale sia a livello degli altri ospedali. Siamo tra i 35 ospedali dei grandi ospedali italiani. Ecco, intanto c'è una emergenza che riguarda i pronto soccorso un po' di tutte le aziende ospedaliere della Campania. Secondo lei come si può affrontare questa problematica anche nel rapporto con le ASL e con i medici di base? Lei ha visto perfettamente la soluzione. La soluzione è in una linea concordata tra azienda ospedaliera e ASL. Il pronto soccorso deve essere un punto di primo intervento per le vere emergenze. E questo deve essere chiaro a tutti, bisogna andare in pronto soccorso quando veramente si sta male. Tutto ciò che è primo livello deve essere risolto a livello territoriale e questo deve venire fuori da un grosso confronto dialettico ma costruttivo tra direttore generale della ASL e direttore generale dell'azienda ospedaliera. E dopodiché bisogna trovare e favorire la deospedalizzazione. Molte degenze lunghe che stanno in ospedale possono essere risolte favorendo un aumento di un numero di attività che vengono svolte a livello territoriale. Pensiamo all'assistenza domiciliare, pensiamo alle residenze sanitarie assistite, pensiamo alla riabilitazione. Un paziente che fa una frattura di femore, dopo 4 giorni, 5 giorni, deve necessariamente cominciare una riabilitazione in un centro di riabilitazione. È inutile che continui ad occupare un posto letto in ospedale, dove ci stanno possibilità che si possa incorrere in infezioni ospedaliere e possa naturalmente non andare incontro a quella fase riabilitativa che lo farà recuperare al 100%. E così come per l'ortopedia, vale per la neurologia, vale per la neurochirurgia, vale soprattutto per i pazienti che dopo la fase acuta in un reparto di medicina o di geriatria devono, e non sono ancora in condizioni di poter andare a domicilio, di trovare uno spazio intermedio che si chiama
residenza sanitaria assistita, dove c'è la possibilità di poter essere assistiti dal personale medico ed infermieristico territoriale. Allora, direttore, per chiudere questa nostra intervista, lei è sicuramente un manager della sanità di grande esperienza. Qual è a suo giudizio lo stato di salute della sanità in Campania, come soprattutto per quanto riguarda il futuro, evitare i cosiddetti viaggi della speranza, almeno ridurre il numero delle persone che vanno a curarsi lontano da questo territorio? Abbiamo necessariamente l'obbligo di poter fare tre scelte. La scelta di priorità su dove investire per le eccellenze, dare un poco a tutti non serve a nessuno, bisogna dare soprattutto a chi ci risolve i problemi relativi alle patologie emergenti, la patologia oncologica, la cardiovascolare e le multipatologie, i pazienti complessi perché affetti da multipatologie. Bisogna potenziare la rete dell'emergenza, la rete dell'ictus, la rete dell'infarto e la rete del grande trauma. Bisogna naturalmente cominciare ad integrare in modo adeguato e razionale l'attività tra ospedalieri e medici di medicina generale, perché è questo il momento chiave per poter effettivamente ridurre gli sprechi e governare meglio la sanità. Beh, speriamo che queste sue indicazioni possano essere recepite anche dalla parte politica che gestisce la sanità in Campania. Noi intanto la ringraziamo per aver partecipato a questa nostra trasmissione, grazie al direttore generale dell'azienda ospedaliera Moscati, il dottore Giuseppe Rosato. Naturalmente si chiude qui questa rubrica, grazie a quanti ci hanno seguito, buon proseguimento con i programmi di 8 Channel, arrivederci. Grazie.